Eccoci ancora qui in studio con la nostra rubrica Dillo a Emiliano. Potete chiamarci allo 080 501 4668 per porre domande. Ovviamente lo vedete, c'è Antonio De Caro per chi si fosse collegato adesso sulla nostra emittente. Continuiamo a leggere le mail che ci sono arrivate, a scriverci alla signora Francesca che dice: devo confessare che se prendo l'autobus, leggerò per stralcio alcune mail che sono un po' lunghe. Devo confessare che se prendo l'autobus per raggiungere la piscina comunale settimanalmente, ogni volta che attraverso l'incrocio con Via di Maratona, dopo essere scesa alla fermata dell'autobus, non so quale tiro autoveicolo mi investirà, non essendo la prima a temere simile destino. La direzione delle piscine non ha più voglia di chiedere al comune che lei rappresenta la dovuta attenzione a questo pericolosissimo incrocio che presenta anche un muretto adiacente al parcheggio, campo nomadi completamente pericolante. Sì, via di Maratona, a quell'intersezione dove passano molti tir, perché per ora viene usata come strada camionabile, cioè la possibilità per i tir di entrare e di uscire dal porto viene data soltanto attraverso questo percorso su via Napoli e via di Maratona. L'intersezione di via di Maratona sarà regolata da una rotatoria a breve perché la Fiera del Levante, nell'ambito della mobilità fieristica, ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture per il tramite della Regione Puglia dei finanziamenti per realizzare delle rotatorie, in particolare quelle vicino alla fiera da realizzare subito sono l'intersezione del lungomare Vittorio Veneto con via Brigata Regina, con via Caracciolo e poi abbiamo, diciamo, l'intersezione di Viale di Maratona in corrispondenza delle piscine comunali. E questa sarà la prima delle tre rotatorie ad essere realizzata. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Non ho sentito la rotatoria di San Giorgio, ma va bene lo stesso. Ben La ritrovati. rotatoria di San Giorgio, Buonasera. ben ritrovata, come lei sa, è un caso Sì, particolarissimo sì, perché sì. interessa tre amministrazioni dello Stato che confluiscono con le loro strade su È quell'intersezione e sempre tutto sono molto complicato per San Giorgio, provincia ma di lo Bari, sappiamo bene comune di ormai, abbiamo Bari imparato e la ANAS. cartella. E capisco anche perché si continuano a fare figli a San Giorgio, perché non abbiamo un punto di ritrovo, una piazzetta e quindi ci ritroviamo a essere costretti a guardare, diciamo così, la televisione la sera a casa, come ha detto l'assessore Beh, Bianchi. almeno aumentate i Sei tassi di lungomare. natalità Sì, che ma sono sempre infatti molto è questo il nostro bassi. obiettivo, che nel San Giorgio, Corriere di San Giorgio hanno dai 3 figli in poi, proprio per questo motivo, però vabbè, Beh, tutto è bello si ridurrà. drammatizzare, è bello Allora, drammatizzare ogni Rossella, ti posso tanto. dire che dall'anno prossimo si ridurrà il tasso di natalità perché sarà realizzato finalmente il primo pezzo del marciapiede, quindi almeno nel periodo estivo potrete passeggiare sul marciapiede e non restare Alleluia, a casa. perfetto, quindi io con il terzo passeggino potrò sicuramente Sta passeggiare in per San appalto, Giorgio. quindi il marciapiede è previsto nel progetto che sta in appalto, quindi Quindi, a almeno un te, passo quindi avanti l'abbiamo il fatto. messaggio è: aspetti prima di mettere in cantiere un quarto figlio, Eh no, è perché troppo tanto. tardi. Ok, troppo tardi purtroppo. Va bene, comunque la domanda è questa. Sì. Adesso c'è un problema, diciamo così, personale che però coinvolge tutto il quartiere e tutti i cittadini. Vabbè, al di là che abbiamo il problema di prendere dei mezzi pubblici, soprattutto chi abita o nelle stradelle di San Giorgio oppure addirittura sui frontisti della statale 16, quindi devono percorrere tutta la statale, poi entrare in una strada utile, percorribile, una stradella che porta al mare, quindi fare circa un chilometro e mezzo la mattina, per salire poi su un pullman veramente indescrivibili. Lo prende direttamente mio marito ormai da un mese e mezzo perché abbiamo un problema con l'auto e quindi sta accadendo questo, cioè quindi non solo i diversi disagi, però pullman dove i finestrini sono bloccati, i sedili sono sporchissimi, ad un certo punto ovviamente vengono invasi dagli extracomunitari della parte di San Giorgio, dove quasi ti costringono ad alzarti perché si devono sedere loro. E beh, questo è una segnalazione, cioè pullman un po' più dignitosi possibilmente in questa periferia delle La periferie. linea è il 12, È sì. il 12, sì, è il 12 barrato perché lì passa, Tutte però e più due le linee. il 12, sì, Ok. questo è il problema. L'orario mattutino, anche al Sì, ritorno, all'ora di pranzo, la tipologia di 7:30, 8 bus è meno. sempre la stessa, non ci sono i bus nuovi in circolazione? Assolutamente no. Ma Perché San Giorgio tra mare no, è è costante, costante ti ho detto. oppure è alternato? Perché a volte No. mandano i mezzi a fare
È costante, ormai è una mela al costante. giorno all'AMTAB, e Ok. quindi ho colto l'occasione, visto che era lei assessore oggi a sedere su quella sedia molto bollente, a cogliere appunto l'occasione per dirle Ma è questa cosa. piacevole anche sentirsi dare del lei. intanto ha fatto bene a segnalarcelo perché ci stiamo facendo anche noi carico di questa battaglia pro San Giorgio, del resto lo facciamo anche con la trasmissione del mattino, quindi abbiamo preso a cuore anche noi questa questione, sperando di riuscire a risolvere al pari della questione sollevata dal precedente ascoltatore che siamo riusciti a risolvere. Grazie mille per il suo intervento, 080 501 9998 per intervenire in diretta. Insomma, anche l'assessore La Carra diceva che la riqualificazione di San Giorgio dovrebbe essere inserita nel piano delle opere pubbliche, però per il momento non ci sono fondi, quindi sperando di riuscire prima o poi ad occuparsene. Certo, dobbiamo fare un programma di rilancio del quartiere pian piano. Io sto cercando, per quelle che sono le mie competenze, di fare piccole cose, un marciapiede, iniziamo con un lotto, lo sperimentiamo, se va bene lo faremo anno per coprire tutto il lungomare. Un marciapiede abbastanza semplice con un muretto in pietra, in modo da dare una seduta e anche per proteggere dal mare, quel tratto di costa che molto Ovviamente spesso la poi la strada viene invasa nel periodo in cui ci sono mareggiate, anche anche perché per la detriti. Beh, riqualificazione di San Giorgio sarà necessario l'intervento dei privati, perché ovviamente con le finanze quello è pubbliche sarà molto un altro difficile. pezzo di San Giorgio. Quest'altra parte di San Giorgio si può riqualificare con meno fondi, forse anche senza l'intervento del privato. Io sto parlando della parte, diciamo, dove ci sono le pescherie, dove c'è la chiesa. Parlo dell'ultimo tratto, non il tratto da Torrequetta, diciamo, e San Giorgio vero e proprio. Parlo proprio da San Giorgio fino al Lido della Polizia, quindi fino ad arrivare al quartiere più periferico, quello più a sud, che è Torre a Mare. Stiamo facendo altre cose. La settimana prossima sarò in avvocatura per vedere se riusciamo ad ampliare una strada con il consenso dei privati, perché abbiamo anche un problema di strade private che stiamo cercando di rendere pubbliche, almeno due o tre, per dare un minimo di viabilità all'interno, perché le strade non hanno proprio una ossatura da viabilità di quartiere. Ci sono strade a doppio senso con possibilità di parcheggiare a destra e a sinistra, e non sarebbe possibile una cosa diversa, e purtroppo parcheggiando a destra e a sinistra il doppio senso a volte in alcuni tratti non si riesce a fare. Stiamo facendo delle piccole cose, faremo probabilmente un giardino. Quest'estate abbiamo pulito, dopo tante richieste anche di Rossella e del Comitato San Giorgio, una piccola porzione di suolo per utilizzarla come parcheggio per andare al mare vicino alla chiesetta. Qualcosa si sta muovendo. Non sarà semplice perché ci vorranno, diciamo, dei finanziamenti statali abbastanza cospicui, però non sarà impossibile. Ecco, cominciamo a fare delle piccole cose. Sono 30 anni che non vi è Diciamo fatto che è niente lì. l'attenzione dell'amministrazione. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, Buonasera. intanto vorrei esprimere ancora una volta i complimenti per la vostra trasmissione, una Grazie. trasmissione che definire di servizio, insomma, è anche riduttivo, però ottima. Poi un augurio legato anche a questo, che l'organico di Telebari possa ritornare a pieno regime. So che ci sono stati ultimamente Sì, dei problemi ce che l'auguriamo forse tutti, infatti. persistono ancora, e quindi sarebbe opportuno parlare talvolta anche di questo. Sì. Detto ciò, io abito dalle parti a Palese, dalle parti di Via Pizzillo, e utilizzo la Complanare per recarmi a Palese, quindi mettendomi da un incrocio a fianco alla scuola, all'istituto scolastico che c'è, e che quindi, insomma, in precedenza era un'immissione del tutto tranquilla. Adesso vuol dire da un bel po' di tempo, avendo aperto il sovrappasso sulla Bari Nord, di là provengono auto a tutta velocità, e quindi l'immissione da chi, come me e come tanti altri, proviene dalla Complanare e vuole andare verso Palese, verso il centro di Palese, praticamente percorrendo la vecchia via Napoli. Ci sono notevoli problemi, quindi lancio questo allarme, questa segnalazione, poi non so, un semaforo lampeggiante, dei rallentatori, Via l'esperienza. Pizzillo, con che strada si interseca là? Prego? Qual è la strada con cui si interseca Via Pizzillo? No, Via Pizzillo è la zona in cui abito, io mi metto per andare a Palese Centro, utilizziamo noi tutti la Complanare e Sì. ci mettiamo sulla vecchia via Napoli. All'altezza, all'incrocio con l'istituto scolastico, in questo momento mi sfugge il nome, penso Maiorana, se non vado errato, forse. E quindi diciamo, noi ci imbattiamo, prima era un'immissione del tutto tranquilla, adesso ci imbattiamo con le auto che vengono dal cavalcavia della Bari Nord. Ah, ho Non mi capito, sono spiegato sì, meglio? adesso ho capito, sì.